In questa lezione vedremo alcuni dei comandi principali del linguaggio SQL e di come esso possa essere utilizzato attraverso il PHP per comunicare col database e fare alcune operazioni. Quindi creare un database, creare delle tabelle, leggere il contenuto delle tabelle, cancellare database, cancellare tabelle e così via. Bene. Vediamo subito il codice che possiamo utilizzare. Allora. Ovviamente noi creeremo la nostra connessione che abbiamo visto anche in altre lezioni precedenti. Ovviamente vi ricordo brevemente è data dalla funzione MySQL Connect che ha tre parametri principali che sono quelli che vediamo qui adesso, ovvero l'indirizzo dell'host, l'username, la password. E basta, cioè questi tre qui. Io per comodità me li sono creati in alcune variabili, di modo da non doverle riscrivere sempre in questa stringa qui. Mi sono anche per comodità creato una variabile query che sarà appunto la variabile che conterrà il messaggio in SQL che verrà mandato al database attraverso il PHP, attraverso una funzione che adesso vedremo e che agirà sul database secondo le nostre esigenze. Allora, per velocizzare ovviamente facciamo così. Allora, ricapitolando velocemente, abbiamo qui l'apertura della connessione con il nostro database, con il nostro server, scusate. Se la connessione non va in porto, quindi questo la connessione si dichiara risulta essere negativa, c'è un messaggio di errore che ci avvisa, se no si procede con qui c'è una ripetizione che andiamo a togliere. Vediamo subito cosa possiamo fare per creare un database. Per creare un database il comando da usare è attraverso la funzione php MySQL query, passare alla funzione MySQL query la stringa create database e il nome del database. In questo caso noi chiamiamo il nostro database newDB. Potremmo anche chiamarlo Pippo oppure Topolino, quello che è, non importa. Che cosa fa questa funzione? Crea il database, se lo ha creato positivamente ci dirà che lo ha creato, altrimenti ci dirà che non ci è riuscito e poi chiudiamo la connessione. Salviamo e andiamo a vedere se questa cosa funziona esattamente. Se funziona qui ci dovrebbe dire database creato, perfetto, ma non è finita, dobbiamo andare a vedere nel nostro myadmin, cioè nel nostro server SQL, se esiste un database chiamato Pippo, perché non l'abbiamo chiamato Pippo. Vediamo se aggiorniamo ovviamente, ed ecco qua Pippo. Pippo ovviamente è un database vuoto, non ha cartelle, non ha niente, però è stato creato secondo dal nostro script PHP. Bene, adesso noi vogliamo andare a creare delle tabelle all'interno del nostro nuovo database di nome Pippo. Per fare questo, la stringa necessaria per poter creare una nuova tabella è createTable. Quindi dobbiamo modificare la nostra tabella come segue. CreateTable personaggi e poi dobbiamo dare all'interno di questa table creare una serie di campi, o meglio di colonne in cui ci saranno i vari valori e possiamo immaginare che all'interno nella tabella personaggi ci possa essere diciamo il record del nome, il record del cognome, il record dell'età e diamo anche ad ognuno di questi record, questi campi, diamo anche una dimensione con questo numero e una tipicizzazione, cioè specifichiamo che tipo di valore saranno, var char nel primo caso, così nel secondo e nel terzo intero. Bene, a questo punto abbiamo startato la query. Dobbiamo adesso andare ad eseguirla all'interno del nostro nuovo database, quindi dobbiamo specificare che noi selezioniamo il nostro database con la funzione SelectDB, MySQL SelectDB, e con questa andiamo all'interno di Pippo.
attraverso sempre la nostra connessione, e poi ovviamente all'interno di Pippo agiamo la nostra query con MySQL query, ovviamente sempre all'interno della nostra connessione, quindi MySQL query che è questa qui, ovviamente stiamo eseguendo questa query qui, e ovviamente la connessione è sempre quella. Chiudiamo la connessione. Se tutto è a posto, dovremmo poter vedere crearsi le nostre tabelle. Ok, non abbiamo dato nessun messaggio di errore o di conferma, quindi non ci sono conferme, eccetera, ma dovremmo trovare delle tabelle. Infatti abbiamo qua dentro, dentro Pippo, abbiamo il personaggi, ovviamente è vuoto, con dentro le opzioni aspettate che se ce la faccio riesco ad aprirlo, ok, con dentro i campi nome, se lo tiro un po' su così è più visibile, qui dentro i campi nome e cognome ed età con le tipicizzazioni che gli abbiamo dato. Ovviamente non c'è nessun valore dentro, cosa che adesso faremo. Per inserire i valori all'interno della nostra tabella dobbiamo modificare la nostra query e inserire, appunto, dire che vogliamo inserire nel database. Il comando SQL per fare l'inserimento è insert into. Il primo valore è il nome della tabella che noi abbiamo chiamato ovviamente il nome da insert, qui ci vuole il nome della nostra tabella che è personaggi. E bene, questo è la query. Cerchiamo di interpretarla un secondo in modo da capire cosa stiamo facendo. Allora, la query è insert into personaggi, ovvero il nome della tabella. Questi sono i nomi dei campi e questi sono i valori che vanno all'interno dei campi. Quindi la query funzionerà così: dentro nome verrà messo Paperino, dentro cognome verrà messo Paolino, dentro età verrà messo 82. Questo si potrebbe anche mettere senza apici, perché non deve essere una stringa, ma è un, in effetti è un intero. Salviamo. E ovviamente qui vabbè, c'è la connessione, l'esecuzione della query e la chiusura della connessione. Andiamo a vederci l'esecuzione ovviamente non ci dice niente. Aggiorniamo il nostro MySQL, andiamo nella nostra tabella e abbiamo ovviamente, non so se qui è visibile, cerco di portarvela su un po', sì, si vede, abbiamo il nome, un cognome e un'età. Adesso facciamo una select, anche se l'avevamo già vista velocemente, ovviamente non ce la facciamo su Pippo che è troppo piccolo, andiamo a prenderci un database un po' più grosso, tipo Joomla 17, e facciamo una select, una qualunque cosa, possiamo prenderci templates, per esempio, template sites, ecco qua, e facciamo una select su questa. Bene, per fare la select dobbiamo a prenderci il nome della nostra tabella, ce lo mettiamo qua, ce lo mettiamo il nostro qui, allora, eccoci qua, selezioniamo dalla tabella nostra che è questa qui, ovviamente all'interno del database Joomla 17, template, Joe, eccetera, eccetera, facciamo semplicemente l'elenco dei campi, i campi adesso li andiamo a vedere. Prendiamo campi, i campi sono questi, ci prendiamo home, title,
id. Id type e type one. Id e title. Non ricordo se è minuscolo o maiuscolo, vediamo com'è. Minuscolo, ok. Dovrebbe essere tutto a posto, saliamo. Andiamo a vederci se la cosa funziona. C'è un errore perché non abbiamo messo il PHP. Non solo. Ma occorre anche fare la connessione, se no non facciamo nulla. Qui ci richiamiamo a query, che è la nostra metodologia di default. Dovrebbe essere tutto a posto. Dovrebbe essere tutto a posto, speriamo. Aggiorniamo. Ok. E questi sono il risultato della nostra query. Rivediamo velocemente che cosa abbiamo fatto, perché c'è stato un po' di qualche problema. Allora, qui abbiamo i dati, ovviamente qui premo la connessione e mettiamo l'errore, qui selezioniamo la nostra database, qui eseguiamo la query, che praticamente è un select di tutti i campi all'interno della tabella in questione, e qui andiamo a prendere in un array associativo il risultato della nostra query, che viene messo all'interno di questo array associativo, appunto, che in una funzione che si ripete, in un while che si ripete tante volte fino a che non finiscono le righe, presenterà appunto il campo id, il campo title, con tanto di andata a capo, chiusura della connessione. Questa è una select. Adesso complichiamo un po' la nostra select con l'opzione where, e per far questo ci prendiamo una tabella un pochettino più grande, cioè GeoContent, in cui andiamo a lavorare. Quindi facciamo la nostra select su GeoContent e mettiamo select asterisco from GeoContent where, e ci andiamo a mettere che cerchiamo title uguale aggiornamenti, title che è il campo uguale aggiornamenti. In questo modo noi andremo a cercare tutte le tabelle, soltanto dove però andremo a vedere nell'interno della tabella tutti i record. Però prenderemo soltanto il record, cioè quella linea del database in cui title è uguale a aggiornamenti. Può essere uno più di uno. All'interno di questa, ovviamente, di questa query selezioneremo dei campi che vogliamo vedere. Metteremo alias, direi, e intro text. Alias. Intro text. Se non ci sono errori, salviamo, quindi faccio vedere alias intro text, queste sono modifiche fatte. Se non ci sono errori, andiamo a vedere andiamo a aggiornare il nostro script. Ovviamente abbiamo in aggiornamenti, abbiamo l'intro text. Gli aggiornamenti andiamo a vedere nel database, perché non ho visto quali sono le uscite che abbiamo in aggiornamenti. Eccolo qua, noi abbiamo deciso di farci aggiornare, esatto, l'unico record che ottempera la nostra condizione di query è questo, e quindi abbiamo come alias stampato aggiornamenti, e come intro text abbiamo questo che se è già eccetera eccetera, quindi ok. Adesso andiamo a vederci l'opzione order by, che permette di ordinare una serie di record secondo quello che è un indice che scegliamo noi in un campo. Vediamo di trovarci un campo che ci possa piacere, alias per esempio. Alias, andiamo a crearci il order by della nostra query. Togliamo il where, ovviamente, mettiamo order by, non age, abbiamo deciso di mettere alias, mettiamo alias, io direi di stampare tutto, abbiamo deciso di mettere alias e row intro text è un po' troppo lungo, vediamo se c'è il title, mettiamo, quindi decidiamo di cambiare
decidiamo di cambiare un campo con un altro, i campi in questo caso saranno alias e title. Se tutto è a posto, dovremmo avere tutti quanti i record stampati, ordinati per l'alias. Vediamo cosa succede ad aggiornare qua. Ok, vedete che questo è l'alias, che è il primo, ed è in ordine alfabetico. Abbiamo gli alias e il titolo. Ovviamente l'ordine è molto precario, ma quello che ci serviva ce l'abbiamo. Mettiamo che adesso vogliamo andare a modificare un campo particolare. Mettiamo intro text. Per fare questo dobbiamo dare le coordinate di questo campo text. Lo faremo dicendogli che vogliamo cambiare all'interno della tabella GeoContent intro text, quindi questo campo qui, che qui purtroppo non si vede perché sono troppo fuori. Ecco qua. Che uso un altro tipo di intro text, è questo qui, che l'ho sottolineato, e gli diremo che lo vogliamo cambiare nelle condizioni che solo quando esso si trova nello stesso campo, in corrispondenza del campo alias che abbia al suo interno Joomla, cioè questo. Quindi, ricapitolando, andremo a modificare la tabella GeoContent, come puntatore avremo che alias. Per trovare il record, cercheremo il record in cui alias è uguale a Joomla, può essere uno più di uno, ovviamente, di questi record. In questo caso credo sia uno solo. E modificheremo il campo intro text. Per fare questo, la sintassi della nostra query è questa qui. Per modificare il comando non è select, ma è update. Update GeoContent, set intro text, cioè si va a modificare un set. Allora, il campo intro text metteremo dentro Pippo, dentro intro text, e lo faremo dove il campo alias è uguale a Joomla. Il resto è tutto uguale. Salviamo, andiamo a vedere, andiamo ad aggiornare la nostra pagina. Ovviamente non ci dà un errore. Booleano, booleano, booleano. Ah, probabilmente perché stiamo facendo una cosa che non si può fare. Andiamo a vedere se l'ha accettata comunque. Aggiorniamo ovviamente in GeoContent. L'ha accettata, però evidentemente c'è un errore nel PHP in qualche maniera. Però l'ha accettata, perché se andiamo a vedere nel primo record in cui alias uguale a Joomla, abbiamo intro text uguale a Pippo. Quindi il comando è arrivato, ci deve essere un errore nella HTML. Che si può anche andare a vedere qual è, comunque, perché nulla lo vieta. Allora, nella riga 19 c'è qualcosa che non va. Ah, sì, certo. Ho dimenticato di cancellare la parte che non ci interessa, cioè questa. Ok, perché noi non dobbiamo stampare a video niente. Avevo lasciato il vecchio di stampare la vecchia risultato della select. La select non c'è più, e quindi non ha senso fare la richiesta. Se noi aggiorniamo, ovviamente non abbiamo più il problema di prima, abbiamo soltanto l'operazione viene eseguita, quindi non ci sono altri problemi. Vediamo per finire il delete, cioè il cancellare, e in questo caso velocemente andremo a modificare il nostro record dove abbiamo Pippo, sempre come punto di riferimento avremo alias uguale Joomla e lo cancelliamo. Per fare questo dobbiamo andare nel nostro script e mettere la query delete. Ovviamente qui di virgolette ce ne vuole solo una. Delete from GeoContent, quindi dalla nostra tabella dove alias uguale Joomla. Eseguendo la query nel nostro server locale, se andiamo nel nostro MySQL, GeoContent non deve avere più il record con Pippo. Aggiorniamo. Infatti, come vedete, il primo record che aveva l'ID 1, come vedete l'ID non è più l'1, ma il 2, non c'è l'ID 1, non c'è più l'ID, un attimo che allargo. Vedete il primo,
il 2. Non so se si vede molto bene. Comunque il record che conteneva l'alias Junior non c'è più, e quindi anche Pippo se n'è andato perché era faceva parte di quel record. Allora, adesso velocemente vediamo la possibilità di cancellare una tabella all'interno di un database e il database stesso. Ovviamente lo facciamo all'interno del nostro Pippo perché così non andiamo a toccare database più importanti. Abbiamo dentro Pippo personaggi come tabella e il Pippo stesso. Andiamo nel nostro script per cancellare la tabella. Il comando è drop table. La tabella abbiamo detto che si chiama personaggi. Personaggi ok, il database è qui. Eseguiamo il nostro script nel nostro server locale. Questo non importa. Andiamo a vedere il nostro MySQL e Pippo è azzerato, ovvero non c'è più una tabella dentro Pippo. Adesso andiamo a cancellare anche Pippo. Il comando ovviamente è drop, ce l'ho già scritto qui, faccio prima. Anche se c'è un errore, drop table, questo non servirebbe neanche, comunque no, lo salviamo e lo eseguiamo. Andiamo a cercarci il nostro database Pippo nel nostro coso e vediamo che database Pippo non c'è più. Bene, questo in sintesi sono i comandi principali di MySQL da usare con PHP. Ovviamente vi rimando a una lezione del corso avanzato in cui li affronteremo meglio. Intanto comunque questi sono i comandi principali che permettono di fare praticamente tutto ciò che serve fare con un sito internet quando interagisce con il database. Per questa lezione è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e al prossimo tutorial.